attraverso gli altri, soprattutto nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E vorrei di nuovo tornare su una questione importantissima per la nostra vita di essere cristiani cattolici. E sempre, carissimi, faccio questo, non io ripeto questo spesso, ma poi faccio per capirci bene, io non faccio mai da giudice di qualcuno o di qualche comportamento, io faccio questo percorso insieme con voi e ci provo a interpretare, leggere il Vangelo che ci dà il Cristo. Allora in questa situazione, quando Gesù ci porta la pace, voglio farvi notare che lui arriva ai discepoli nel primo giorno della settimana. Se leggiamo la prima frase del Vangelo, leggiamo bene: la sera di quel giorno, il primo della settimana, viene Gesù. E qual è il primo giorno della settimana? Domenica. È lunedì o domenica? No, domenica. Perché poi, facendo una domanda di questo tipo, sarebbe sicuramente qualcuno che direbbe: ecco, lunedì, perché per la vita che facciamo noi riprendiamo tutte le cose proprio di lunedì. Invece guardate, i cristiani, o meglio, Cristo risorto, ha cambiato l'ordine del mondo, perché fino a Cristo questa giornata festeggiata come giorno di riposo, come questo giorno più importante della settimana, era settimo giorno, era sabato. Se ricordate dal libro delle Genesi questo passo, questo brano che ci racconta la creazione del mondo, Dio, dopo aver creato tutto, dopo aver creato alla fine l'uomo, si riposa perché vede che tutto questo che ha fatto era buono, e si riposa nel settimo giorno della settimana di sabato. Invece qui arriva una grande rivoluzione, cambia ordine dei giorni, perché con la risurrezione di Cristo, di questo primo giorno della settimana, in questo primo giorno della settimana, cambia anche questo ordine in tutto il mondo, guardate. Quanto importante alla fine è stato questo fatto della risurrezione di Cristo. Addirittura abbiamo cambiato, ripeto, questo ordine del mondo, ordine delle cose. E adesso Gesù si fa presente in particolare il primo giorno della settimana, durante l'Eucaristia. E questa domenica con l'Eucaristia non ha diventato un papa, un vescovo, un parroco. Questo ha creato Dio stesso con questa sua risurrezione, con questa sua Pasqua. E noi in questo giorno ci sentiamo in qualche senso anche obbligati di festeggiare questo giorno, questa giornata. Carissimi, è importante perché, ripeto, guardate, Gesù ci dà dei regali, ci regala dei doni. E noi purtroppo con le nostre faccende, con le nostre cose, non ci accorgiamo neanche di questo. Abbiamo una grande confusione poi. Anche non sappiamo più se è venerdì o è domenica, perché facciamo di tutto e di più, è tutto uguale per noi. Invece noi dovremmo prenderci di nuovo la coscienza per non perdere questa grande ricchezza che ci ha dato Cristo, che ci hanno dato i primi seguaci di Cristo, con questa rivoluzione, con il cambio dell'ordine delle cose, delle giornate, dell'ordine della settimana. Teniamoci a questa cosa, soprattutto con l'Eucaristia. E io ripeto qui, mai non giudico nessuno e per niente, solo che dobbiamo farci un bel esame di coscienza. Cosa abbiamo fatto con la nostra domenica? Perché poi, ecco, siamo sempre i soliti alla messa di domenica? E perché è così, perché gli altri ormai non si ricordano più di questo senso della domenica, che il senso è incontro col Signore, è la cosa fondamentale, e dopo viene tutto l'altro. Invece noi di domenica vogliamo recuperare tutte le cose per sé, strada facendo, e così il giro non si chiude mai, anzi sempre corriamo di più, invece non arriviamo.
domani da nessuna parte. Allora mi raccomando, prendiamo bene questo dono, questo regalo di Cristo che ci dà la pace nel primo giorno della settimana, perché veramente vale la pena, e voi sapete quanto è diversa una domenica con la messa e poi una domenica senza la messa. E poi quell'altro dono che ci porta Gesù oggi, l'altro regalo, è il perdono. E questo è importante a proposito della Domenica della Divina Misericordia, dove purtroppo qui non c'è spazio, non c'è tempo di parlare della storia adesso di questa solennità che abbiamo oggi, che ha proclamata Giovanni Paolo II il 30 aprile 2000, perché guardate, è una festa molto recente, eh? Allora anche questo ci dà un significato importante, e qui si dovrebbe, ecco, tornare sulla questione della coroncina della Divina Misericordia, delle apparizioni di Gesù Misericordioso a Suor Faustina Kowalska, a Santa Suor Faustina Kowalska oggi, perché lo stesso giorno, 30 aprile 2000, Giovanni Paolo II proclama santa questa suora, questa semplice suora, perché era veramente così, è stata una donna, prima una ragazza, perché è morta avendo 30 anni, quindi giovanissima quando è morta, è vissuto tante cose, ha vissuto soprattutto queste apparizioni di Cristo che si dimostra che ci porta questa sua misericordia. Ma ripeto, sono due cose: una cosa è la devozione, quella devozione con la coroncina, con le cose, e l'altra è questa, che la misericordia di Dio è uno dei fondamenti della nostra fede, perché senza il perdono, senza la misericordia di Dio, non ci possiamo salvare. Lui infinitamente misericordioso, sembra addirittura che qualcuno non se ne prende con niente, perché sa che Dio lo perdona. Sicuramente non è questa la strada da fare, eh? L'infinita misericordia a Dio è importante, perché se ci fosse come la nostra misericordia, il nostro perdono, allora tutti andiamo all'inferno, eh? Perché noi non perdoniamo mai, noi non vogliamo mai nel valutare, nel giudicare gli altri. È solo Lui che, al di fuori di tutte le più grandi schivezze che possiamo fare, Lui ci perdona sempre. Lui ha questa misericordia infinita, solo che noi dobbiamo seguire il suo insegnamento, cadendo, sbagliando, dimenticando, ma sempre avanti. E come facciamo? Coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Cari fratelli e sorelle, qui oggi abbiamo, diciamo, il fondamento biblico per il sacramento della penitenza, per il sacramento della riconciliazione. E io ripeto, da seguire, da camminare insieme con voi, di fare questo percorso di fede, devo farvi notare che la confessione non è una cosa creata da un papa, da un vescovo, da un parroco. La liturgia stessa sì, la forma sì, ma il contenuto, il perdono, la misericordia soltanto troviamo nel sacramento. Allora vale sempre ricordare, vale sempre dire: se io sono cristiano cattolico, ci tengo questo minimo, come ci dicono i precetti della Chiesa, una volta all'anno confessarsi, una volta all'anno prendere la comunione. E questo è logico, prendere la comunione, allora prima devo confessarmi, perché durante un anno ci sono tante cose sbagliate, soprattutto le messe domenicali perse strada facendo, che poi diventano una cosa grave contro Dio. Perché vedete, la messa non frequentata, perché è un peccato? E perché è un peccato grave? Una messa saltata è un peccato, non perché di nuovo abbiamo messo soltanto una rigida regola, ma perché ho saltato l'incontro con Dio pieno di misericordia, perché ho perso questa occasione di incontrare Dio che ci ama. Eccoci,
Carissimi, preghiamo durante questa Eucaristia perché si rafforza la nostra fede, perché tutto dentro è tutto che diventa tra riflessione e tra la preghiera. Soltanto così possiamo andare in questa profondità delle cose della nostra fede. Quindi durante anche preghiera dei fedeli, durante tutta la messa, preghiamo per la nostra comunità, per ciascuno di noi, perché possiamo veramente diventarci questi testimoni veri, perché Gesù alla fine come regalo l'ultimo ci dà questa missione di testimoniare la pace e il perdono, la misericordia di Dio. Adesso professiamo la nostra fede, prendete per favore i foglietti perché abbiamo il simbolo degli apostoli, quella forma della professione. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Confermati nella fede pasquale, rivolgiamo al Padre ricco di misericordia la nostra preghiera. Ci ottenga di rendere ragione in ogni tempo della nostra speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo con fede, nella tua misericordia, ascoltaci, o Padre. Nel giorno della Pasqua settimanale si manifesti e si rafforzi in noi la fede dei credenti nel Signore risorto, preghiamo. Nella tua misericordia, ascoltaci, o Padre. Ricordi il settimo anniversario della elezione del Papa Benedetto XV, 19 aprile 2005. Fa, o Signore, che sia per il tuo popolo principio e fondamento visibile dell'unità nella fede e della comunione nella carità, preghiamo. Nella tua misericordia, ascoltaci, Padre. La Chiesa si riveli famiglia di Dio, assidua nell'ascolto della parola, perseverante nella preghiera e unanime nella carità, preghiamo. Nella tua misericordia, ascoltaci, Padre. Affidiamo alla tua misericordia quelli che faticano a credere, quelli che dubitano, quelli che ti cercano con sincerità, preghiamo. Questa assemblea liturgica sia per tutti noi, per la grazia dello Spirito Santo, luogo della presenza e del Signore risorto, preghiamo. Nella tua misericordia, ascoltaci, Padre. Preghiamo per Vincenzo, Emilio, Donata e tutti i nostri cari defunti, parrocchiani, i nostri familiari, amici, perché Dio, pieno di perdono e di misericordia, li accolga nella pace eterna. Preghiamo. Rinnova in noi, o Dio nostro Padre, i doni di grazia e di pace che ci offri nel tuo Figlio Gesù Cristo, morto e risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo.
del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto, continui a operare nella nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi niente avvisi, soltanto volevo ringraziarvi per la vostra presenza, per la partecipazione. Siamo sempre in questa atmosfera delle feste pasquali, allora di nuovo ringrazio a tutti che ci hanno aiutato o con il lavoro o con questo aiuto materiale, con le offerte per i fiori, per tutte le cose di Pasqua. Grazie di cuore da parte nostra dei sacerdoti. E poi volevo dire che quello con la persona con questo video è Jos, che poi stamattina è venuto da Teramo, lui è stato già qualche settimana fa, è appassionato di fare i filmati e poi di metterli su YouTube, eh? Quindi ha detto che stamattina vuole fare